può farci a due senza te, perché vi manca il terzo, vi manca uno da mettere in questa gara alla società di Ferdinando Colloca. Giudici, primo giro è gara o... Ah. Una passerella, 4 da 2 eliminati e poi tutti da 1 eliminato i giri, ok. Sono 21 i concorrenti. Ci siamo? Ok, dietro la linea. Alcuni allenamenti, pur non avendo il migliore personale su pista tra gli atleti e i atleti, hanno riuscito comunque a far valere la sua punta di velocità in un arrivo veramente al fulmicotone, perché era stata una volata. Ed ecco la prima volata, ricordiamo gli ultimi due saranno eliminati, vedete che qua si corre forte sin dall'inizio. Non ci sono corridori meno forti di altri direttamente come nella over 45, vediamo il 37 tutti di Lino e il 3. Ed è tutto un mucchio, guardate, vedete, stanno andando tutti insieme sulla linea. Martini, però l'atleta che ha vinto la prima volata purtroppo aveva ultimo, probabilmente ha voluto fare passerella. Vincendo una volata si è tolto la soddisfazione di vincere la prima volata. Eccoli, ecco la terza volata. Uno là dietro, vediamo, mi sembra, vabbè, controllano quelli forti, dietro l'area, metà gruppo, centro gruppo, bene il 14. E purtroppo è concorrente numero 15, Andrea De Felici di Running Evolution. È ancora una volata. L'atleta di origine asiatica dei bancari romani, Ao Shi, che esce a quest'altra volata da due. E c'è il buco, va bene. No, no, ce l'ho, eccola, eccola, c'è il bianco capello. Ah, ce n'è uno là dietro, eh? Uno nel gruppo. Abbiamo Piero Leone che esce all'interno e controlla generalmente bene Marco Guaglia. Augusto Minerva! Augusto Minerva! 5! Mentre esce il 5, 26 e 26. Ah, e Daniele Zazza esce in questo momento con il 26. Augusto Minerva, mi sembra che vanno piano, è come se qualcuno avesse... Volata a vuoto, sì, sì. Mi sembra che non c'è volata, non capisco, forse qualche concorrente ha mollato. E Augusto Minerva ha vinto la birra allora? Augusto Minerva ha vinto la birra, però non c'è volata, questa è un male, oh. Ce ne vorrebbe un'altra, è il 25 che ha rinunciato praticamente a fare la volata. Occhio però, eh! Occhio che uno è rimasto dietro, eh! Ed ecco la volata, vediamo! Vediamo chi uscirà, ma Augusto Minerva si difende ancora bene! Può rimanere forse ancora questa volata? 16! 16! Pare che sia il 16 che esce adesso Aquilino di aspettare gli atleti, eccola, guarda, la volata, un assistito in 10-11, vediamo, forse ce la fa, sia Augusto Minerva, rimane ancora dentro, e dicono Vincenzo Cirlovo, molto calmo Pietro Leone che controlla, e qui addirittura uno consiglia due birre a Augusto Minerva, ecco è il 29, vediamo, vediamo com'è. Pietro Leone corre tranquillo, sta ancora controllando mentre si impegnano allo spasimo Pietro, Vincenzo Cirlovo, Augusto Minerva e il 14, e stavolta Augusto Minerva deve cedere, però si è guadagnato due borse, Mirko Battaglia, Daniele Di Caprio, insomma questi. Vediamo, ecco una bella volata, arancione, la gara orfana di Domenico Salviani l'anno scorso, Pietro Leone che controlla all'interno, bene anche Piferi, molto bene il concorrente numero 11 di Running Evolution, mentre deve Fabrizio Simonelli, molto bene, mentre Nicola Daga rallenta 10 metri prima della linea, tre quarti posti, ed ecco la volata, sono rimasti in 8, vediamo, vediamo, e ce la fa anche stavolta Cirlovo, Pietro Leone controlla agevolmente con Marco Guaglia, ed è il 20 che esce. Per i 7, anche qui l'ultimo della volata sarà eliminato. Mi sembra l'atleta completamente a destra, leggermente in difficoltà. Ma questa è sì, vediamo, vediamo, Pietro Leone controlla, Piferi pure benissimo,
con Marco Guaglia, eccoli qua. 9. E il settimo è Daniele Di Caprio. Daniele Di Caprio si determinerà i magnifici 5. Da questa volata purtroppo uno dovrà uscire. Giallo? Arancione? Vediamo, arancione. Ciullau ce la fa, non ce la fa, ce la fa. Oh, e Ciullau è rimasto nei magnifici 5 ed è uscito il numero 11. È partita la volata finale, vediamo, vediamo. Le prime ombre della sera, è buio, ma è... Ma è incredibile, Mirko Battaglia! Mirko Battaglia! Mirko Battaglia, Pietro Leone, Marco Guaglia, Simone Riferi e Vincenzo Ciullau. Ma è incredibile, ogni anno c'è una sorpresa. Io ho detto Mirko Battaglia, darà Battaglia. L'anno scorso spuntò la sorpresa Domenico Salviani e quest'anno Mirko Battaglia, una volata finale da 14,7, ora è chiaro, non è che uno la prende nel punto preciso, però da quando sono la macchina ha girato all'arrivo sulla linea 14,7, tanto per darvi l'idea, l'ultima volata di colloca.